Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Prima di cominciare con il video volevo salutare Oscar, Giada ed Emily che hanno richiesto un saluto in questo video. Se volete richiedere il vostro saluto ditelo pure qua nei commenti e cominciamo con il video. Allora, questo qui è il vlog post Games Week, quindi vi posso dire com'è andata, reso conto della situazione, che ho incontrato. E comunque un vlog di aggiornamento, quindi video in uscita e tante altre belle cose. Quindi andiamo in ordine cronologico. Games Week, è uscito il video, è uscito anche un video storico della mia prima esibizione in live. Ultimamente sto ripetendo varie volte la parola esibizione nei miei video, ma vabbè, forse perché ci tengo, questi video li ho montati anche bene, quindi ci sarà un motivo. Ho impiegato anche vario tempo per montarli, quindi vedo proprio i video apprezzati dalla gente, quindi good. Ho beccato il copyright tra l'altro nel video del 2017, ma il video c'è ancora fortunatamente, perché YouTube me l'ha interpretata come una cover, quindi perfetto anche da quel punto di vista. Allora, reso conto della situazione, è andata benissimo. Il sabato direi che è il giorno migliore per andare, se non vi potete permettere di andare il venerdì, quindi sabato pomeriggio, o ancora meglio se potete sabato mattina, è top. Vi sconsiglio di andare in domenica perché veramente c'è un casino infernale. Io ci sono andato una volta nel 2016, è veramente una cosa impossibile. Poi nel 2016 secondo me è stata l'edizione peggiore di tutte. Vabbè, pensate voi, se magari voi siete andati ditemi cosa ne pensate. Poi di recente ho ritrovato questo reperto archeologico che ha 8 anni, è il biglietto della prima edizione di quando sono andato nel 2011, il 6 novembre, quindi proprio è una cosa storica. Quindi era andato di domenica, all'epoca era appena nata, era la primissima edizione, quindi si parlava di motion control, di Kinect, all'epoca veniva presentato il Kinect, era Kinect una novità, PS4 non era ancora uscita e le console del momento erano all'epoca PS3, 360 e Wii. All'epoca provai anche svariati titoli, ho provato molti più titoli che al giorno d'oggi. So che potrebbe essere impossibile, magari potete dire, ma tu avevi 7 anni, non potevi essere andato. No, adesso l'ho fatto vedere qua, quindi non potete dire di no. Vabbè, a parte tralasciando questi discorsi nostalgici, andiamo avanti. Ho incontrato svariati youtuber che magari voi non potete conoscere perché magari sono poco noti, però comunque li guardo. Stiamo parlando di Player Inside, sicuramente li conoscerete. Io li conosco per annunci lolli, per varie serie, comunque io li seguo. E anche Fiona del canale Tech Princess, che vedete qui, vi stanno scorrendo le foto. Ho fatto una storia, poi mi ha anche repostato, quindi veramente è stata una cosa veramente fantastica. Ho incontrato solamente queste due persone, poi dovevo incontrare anche altre persone, però purtroppo o venivano tardi oppure erano già venute al mattino. È andata bene, le riprese sono andate bene, avete visto. Mi sono munito, come avete visto, dell'armamentario video. E in questi giorni è iniziata la registrazione per quanto riguarda lo speciale 3 anni su YouTube. È uno speciale che sarà un po' noioso, lo so, sarà un po' noioso, e me lo scrivete nei commenti quando uscirà l'8 ottobre. Però questo video contiene tutta la storia del canale, dalla sua apertura fino ad oggi, ed è un discorso con voi iscritti, quindi ci sono pochi tagli, perché vuole essere un discorso diretto con voi, e per raccontarvi tutta la mia storia dall'inizio a oggi in questo rapido vlog di aggiornamenti. Questa sarà la prossima uscita e vi dico già quando uscirà, 8 ottobre, orario non sarà sicuro, però ve lo dirò su Instagram. Ovviamente seguitemi su Instagram, vi annuncerò lì l'orario del video, però i video sto ancora registrando, devo ancora registrare la prima scena, perché la prima scena sarà una sorpresa. Prossimi video sono ancora incerti, non so ancora di cosa farli, boh. Possibilmente non chiedetemi di portare esibizioni, perché magari fatte con le console, perché io ho le console, ho i giochi, ma ragazzi, se mi chiedete di portare delle esibizioni fatte da casa, il canale me lo chiudono dopo neanche 24 ore, quindi sta a voi la decisione. Quindi se volete far continuare a vivere questo canale, oppure se volete che il canale venga blastato entro 24 ore. Vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo alla prossima. Ciao!